Salve a tutti, sono Lorenzo Da Mario, siamo nella bottega, laboratorio di Gabriele Bertozzi, liutaio che ha creato questo splendido strumento. Grazie per lo splendido. Marchiato appunto Gabriel Guitars. Esatto, Gabriel Guitars è ovviamente il marchio che io metto su tutte le mie chitarre, anche se la mia ditta in realtà si chiama Bertozzi Guitar Works. Allora, la facciamo vedere? Sì. Questa è la Albo Guitar. La pupa. La sua pupa. Quella è la sua firma originale. La devi mettere sulla paletta perché ha detto questa chitarra è mia. Abbiamo deciso di farne alcuni esemplari in tiratura limitata perché Alborosi ha espresso il desiderio di non vedere questa chitarra commercializzata in troppi esemplari perché scadrebbe la qualità. Mi è venuto in mente un paio di anni fa perché avendo come tra i miei endorser Walter Vincenti, che è il chitarrista ufficiale di Alborosi. Salutiamo Walter. Walter, salutiamolo. Grande professionista, grande musicista. Walter mi lanciò l'idea di... Ma perché non facciamo una chitarra per albo? Una chitarra da reggae. Come siamo matti, abbiamo realizzato una al volo. Forma tipo classico Paul, no? Però ho modificato un pochino perché lo shape mi andava di modificarlo anche per renderla un pochino più comoda qui. Sì. Il body è fatto con questo legno qua. Questo legno qua è Mogano Ogumè. È molto leggero come il Mogano, con una grande risonanza, è idrorepellente. Viene usato per fare il compensato marino, in genere, per fare i mobili delle barche, che non si deforma perché non accetta l'umidità. Quindi il periodo di essiccazione è molto ridotto rispetto ai normali legni. Un grande sustain, molta sonorità e ha le frequenze, diciamo, del Mogano, in più qualcosina sui medi che somiglia a lontano. È fatto in acero canadese, la tastiera è in palissandro, 22 tasti, la paletta è inclinata, il nut è in grafite, le meccaniche sono Grover, quindi americane, il ponte è un goto, è composta da due pick-up artigianali PG1, il mio prodotto di punta, due potenziometri CTS, da 500k, un altro potenziometro che è un push push da 500k e uno switch a tre posizioni. Il push push serve per splittare i due humbucker, farli diventare due single coil, quindi questa chitarra ha 6 suoni in totale. La chitarra viene prodotta e venduta con un pacchetto che comprende custodia rigida di qualità e una cinta artigianale dedicata ad Alborosi. Ci rivediamo presto sui canali social Instagram, Facebook, YouTube. Ciao a tutti. Buon ascolto e buona musica.